Allora, lì c'è la parte più dura è questa dell'inizio che bisogna salire su, è un po' in Ma obliquo. dove? Lì vicino a quello steccato? No, si cammina lungo, c'è proprio una gradinata, una scalinata, sale su, poi il sentiero entra dentro il bosco così gira dietro, E poi va su. verso la cima, sì. Però, Da sta guarda parte è abbastanza il infinito. verde Guarda che si chiama Turano, lago di fiume Turano. Turano è quello Andiamo di là. a vedere un attimino perché non ho capito bene. Da sopra si Se devono trovi il vedere. fiume Salto, per piacere chiamami che venga a Da vedere. sopra si devono vedere tutte e due. Ma Cioè giusto uno lì di da là. lì che stavamo, vedi? Sì. Quello è Monte Serra. Quello è Monteserra dove eravamo la volta scorsa. Bello, eh? Si riapre. Bellissimo. E qua sia Timo, un tipo particolare di Il Timo. Timo si riconosce. Fiorita, ma non è molto bellissima. Acinos. Si è aperto un panorama sconfinato fino alla piana di Roma. Monte Soratte, vedi in fondo? Eh sì, pure il Soratte si è visto. Quello là, sì. Sì, ma dove passiamo? È un po' sulla destra, sulla sinistra, scusa. Sempre seguendo la recinzione. Hai visto, si apre il panorama pure di qua. Ti ho detto, fra un po' si dovrebbe vedere il lago del Salto. È in anticima, sì. I nostri amici sono già lassù. Si fermano mai. A pochi metri dalla vetta. Bene sta cosa che c'è un po' di lei. Pronto? Vai! Corri, 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 corri! Eccolo! Eccolo! Questi sono i lupacchiotti in film! A rovinare il film, eccoli! La carrellata! Ave Cesare! Sì, Ave Cesare! Fai il pelleggia, fai il pelleggia! Alla fine si vede anche la. In fondo lì si vede proprio la forma del cratere, al cui interno poi è il lago. Dove sta la forma del cratere? Il cimino lì, laggiù in vedi? Fondo. Con le due. Il cimino si vede bene, si vede pure Soriano.
sì, sulla destra. Poi abbiamo il Monte Soratte. Soratte basso, qua in mezzo, no? E qui in mezzo, no, sul basso. Poi in fondo lì a chiudere, sotto quelle nuvolette, si intravede la Tolfa. Molto lontano. Molto in distanza. Poi girando ancora abbiamo qui la cima seghettata del Pellecchia. Pellecchia, sì. A parte dei Lucreti lì, ovviamente. Giù in fondo, laggiù, col pizzo. Quelli potrebbero essere i colli al qua sotto che c'hai? Qua sotto ci sono le valli di queste fiumi, il valle del fiume Turano. Vabbè, poi qui sotto abbiamo, il Turano, d'accordo. Qui abbiamo il Monte Cervia, si vede il Monte Il Viglio. Anche sì, se un po' tra lusco e brusco. Sì, tra lusco e brusco, ma lì c'è il Viglio. E poi cominciano poi sulla sinistra del Viglio i Monti del Parco, ma è tutto ombrato dalla foresta. Poi qui c'è ancora un po' di neve. Poi dove c'è ancora la neve è il Velino. Il Velino con in mezzo. Il Cafornia, qui la punta del Cafornia, poi più sulla sinistra i Monti della Duchessa veri e propri, quindi il Morrone, il Muro Lungo, il Morrone Laziale. Vabbè, qui c'è il Lago del Salto, qua sotto. Qui c'è il Lago del Salto e poi girando ancora sulla sinistra, dove si vedono quelle prime macchie di neve, lì comincia il massiccio del Gran Sasso, che è tutto sotto le nuvole e quindi pazienza. Va più su, va. Poi va qui su. Abbiamo il Monte Serra, e lì ci dovrebbero essere il Monte Nuria e il Nurietta. E Nurietta. Qui è coperto. Qui è coperto dalla. Vabbè, e lì laggiù il Terminillo. È la cima del Terminillo. Terminillo. Cima del Terminillo. Poi vediamo un po'. No, e quello è tutto il capo del Terminillo. Ecco, e finiamo detto, qui. Forse il Terminillo, perché io ormai non ci giuro più, perché sennò mica faccio come Achille, che dico quello e poi gli allora, sotto le nuvole. Perché siccome io riconosco i miei errori, quelle rare volte che li faccio, allora a sinistra del Velino sotto le nuvole, la punta che si vede è del Sevice. Sevice, non Cafornia. Non Cafornia, perché il Cafornia non si vede, perché appunto è dietro il Velino. È dietro. Sì, è dall'altra parte. Luigi, ho sbagliato. Vabbè, qualche volta sbaglia pure lui. Io. Ho sbagliato e mi sono corretto. Solo te dici che non sbagli mai. La Croce Grande è qua, là, vedi? Si vede benissimo. È sparito Castelvitola. Ma che caspita sta a fare? Da questo lato abbiamo un tappeto di fiori, guarda. Bellissimo, Grazie per questa ripresa eccezionale. Qui verso Astrea, di sotto giù di qua. E beh, ancora, bisogna passare in mezzo al bosco qui. Laggiù in fondo. Centinaio di metri da dove il sentiero fa curva, quello che viene da su, viene dal crinale. Comunque dai, è bellissimo, questa vallata è incredibile, è verde che è una bellezza. Vanaioli sembrerebbe, da verificare comunque. Capito. Però di sentirmi in condizione di andare da solo, no? Sicuramente mi no, comunque in montagna non si va da solo. In condizioni di andare. In montagna non si va da solo. Il GPS ci vuole. No, non serve il GPS. Posso assicurare che dove abbiamo perso il. Okay. Scusate, se posso aiutare, mi piace. Se stai in montagna, qua gli spiega.
sdraiato, tranquillo, una giornata splendida. Chi è meglio di me? Va bene. Va bene? Però la voglio pure io la foto, eh? Va bene, te la faccio subito, anzi fammi rimettere prima il berretto. Delle rocce e una vigna bellissima. Corso di ritorno, macchiato di giallo, bellissimo. Perché sa, sono cambiate le leggi, quindi non mi vuole capire lei, eh? Bisogna pagare. Pensavo che lei fosse qui ad aspettare qualcuno. Ah! Ah! È una bella attività. Ma è bella attività, io sono. C'è un po' di capri e di pecore. Pensione, lavoravo con la provincia. Era Trentino, altro che. Perché mi piace troppo. È un problema grosso avercene. Achille, ti sei fatto l'amico, perché. È bello, vero? Molto bello, ma guarda qui il paese. La chiesa, campanile. I terremoti per fortuna non ci sono stati. Hai visto il sambuco? L'ha visto, ma gli ho detto a terra non raccoglierlo che sta a cascare dentro.